Buonasera a tutti, siamo in linea per la seconda diretta di serata con un altro ragazzo molto interessante che correva già nella categoria Under 23. L'anno prossimo passerà nella massima categoria del professionismo. Adesso aspettiamo un attimo che entra e poi facciamo due chiacchiere con lui. Intanto invito la mia collega. Eccola qua. Ciao, Ciao ciao. carissima, come andiamo? Bene, dai. Bene, siamo già a metà settimana, andiamo per il fine settimana, andiamo. Sì, dai. Chissà che sia veloce ed indolore. Sì, dai. Il tuo corso cominciato? Sì, niente, dai, procede, duretta, ma ce l'ho più che altro perché non sono abituata ad andare a dormire tardi, quindi Vabbè, ci sai sta, com'è, dai. poi la sveglia al mattino 5 e mezza, quindi sono un pochino No, cotta. dai. Ma sì. Vediamo, cioè. È già entrato, provo a invitarlo. Vediamo. L'ho visto se è già dentro o no. Non l'ho visto entrare ancora. Ah, ecco, è arrivato adesso. Ok. Bene. C'è le tue domandine pronte? Certo. Sempre. Sempre. Allora, perché non accetta? No. Può partecipare, ok? Può partecipare, che fa la richiesta a lui. Ciao, Adesso. buonasera. Ciao, ciao Ciao. Francesco. Scusa, ma non mi Ciao. partiva la richiesta, continuavo a schiacciare e non mi partiva. Non so perché. No, no, ma tutto è a posto, non preoccuparti. Comunque dai, grazie mille per la partecipazione alla nostra diretta. Di solito noi Niente, iniziamo grazie. sempre facendo fare una piccola autopresentazione ai nostri ospiti, almeno da farsi conoscere un attimino, quindi lascio a te la parola per qualche secondo. Io mi chiamo Francesco Busato, ho 19 anni e sono under 23 al secondo anno, corro con Team General Store e niente, insomma, sempre corso in squadre qui della zona e ogni anno pian piano sono sempre cresciuto un po' e l'anno prossimo sarò all'Intermarché Development. Ecco. Un bel passo importante, diciamo. Eh no, cominciamo con questa rotella che gira. Ok. Andato via Sì, no, internet, non ti ho si è sentito bene. bloccato, infatti, intanto che parlavo, infatti ho visto. Ho detto un bel passo importante per la tua carriera, diciamo, andare in una Sì. squadra del genere già. Sì, sicuramente. Un bel passo in avanti. Cosa ti aspetti per l'anno prossimo? Ma sicuramente le squadre del nord ti danno sempre l'opportunità di fare un certo tipo di corse che, insomma, qui in Italia è difficile fare. Anche parlo di, insomma, alcune corse come tipo le classiche, con pavé, curvette, vento, e lì si impara a limare, si impara a correre. Insomma, E non ci poi scappi. sicuramente mi daranno anche l'opportunità di fare qualche corsa
con i professionisti e quindi è una bella opportunità anche questa. Sì, infatti. Qualche gara di sicuro ti faranno provare l'ebbrezza di correre tra i grandi big del professionismo, sicuramente. Sì. Chiedo se avete una particolarità di questa annata, che magari forse è un tuo piccolo difetto, magari, ma comunque sia pregio che difetto comunque. I tanti secondi posti che hai fatto quest'anno, li vedi come un pregio o un difetto, diciamo? Cioè, la tanta costanza o la mancanza dell'ultima pedalata per vincere la corsa? In poche parole. Ma sicuramente un pregio è che comunque c'è sempre stata costanza, anche se sono stati secondi posti, terzi posti, così è una cosa che si è verificata durante tutta la stagione. Ovviamente in alcune occasioni non sono riuscito a vincere per una questione anche di sfortuna, in altre per mancanza di esperienza e appunto quel colpo di pedale in più. Che in alcune circostanze ti fa vincere. Però comunque sono soddisfatto, insomma. La vittoria alla fine, in questo caso, è una cosa che cambia, sì, ma diciamo che con tutti questi piazzamenti, sì, alla fine è un numero, è qualcosa in più, però niente che mi cambi la vita, insomma, a meno che non sia un internazionale, insomma. Questo. Prima o poi arriva, sei sempre lì comunque. Sì, dai. lo spero anch'io, insomma. Si lavora per questo. Ci sta, dai. Prego, Ivana, se vuoi chiedere qualcosa intanto. Sì, l'anno prossimo appunto hai detto che cambi squadra, quindi andrai con una squadra, diciamo, non italiana. Ti trasferirai? Continuerai gli studi qua? Come avete già un piano di No, allenamento? allora andrò su in Belgio solo nei periodi un po' più intensi di corsa in cui dovremmo stare lì, ma si parla di un mese così, insomma, per il resto sto in Italia, mi rendo in Italia, non studio, adesso faccio il corridore e basta, perciò posso gestirmi così, insomma, senza trasferirmi. Certo, ci sta, ci sta. Però comunque è un'opportunità anche per imparare una nuova lingua, cioè una nuova lingua, per imparare l'inglese e poi è fondamentale tutto qua. Tra l'altro farai proprio il passaggio under 23, giusto? Sì, Sì, cioè, sarò nella con i squadra. prof, sì. Sì. E come ti senti? Ti senti pronto? Ma alla fine penso che sia una cosa motivante. Comunque c'ho le mie ambizioni, quindi se va tutto bene, insomma, speriamo bene. Se va tutto liscio, poi insomma, il passaggio non è una cosa così difficile in queste circostanze. Però comunque non è mai scontato e quindi ci vuole sempre impegno e dimostrare sempre. Anche perché è un attimino più graduale il tuo passaggio, perché passando nella squadra develop, nel senso hai un attimino di più distacco, tra virgolette, tra la categoria che stai terminando adesso alla categoria professionisti al 100%, giusto? Sì, sicuramente. Adesso, se dovessi passare adesso, secondo me non sarei abbastanza maturo. Sicuramente un anno mi dà la possibilità di maturare meglio e di sentire meno il salto quando, se avrò l'onore e l'occasione di fare questo salto. Ma comunque un anno penso sia fondamentale ancora tra gli under 23
per crescere e per maturare bene. Correndo nella squadra, scusami, nella squadra comunque Intermarché, ma quella squadra, diciamo, dove vai tu, che è quella, diciamo, un attimino con i ragazzi più giovani, farai un circuito di gare legato ancora agli under 23, giusto? Qualcosina, o è proprio legato solo ai prof? No, sono gare under come sempre come quelle che ho fatto anche quest'anno, però appunto ci sarà avrò l'opportunità di fare più gare in giro per l'Europa e non Certo. solo in Italia, non sempre in Italia. E poi sicuramente qualcosa in più che sarebbe correre ogni tanto con la prima squadra e che ti dà molte più chance di imparare. E quindi è fondamentale, secondo me. Certo. Prego, Ivana, se vuoi continuare. Sì, volevo chiederti. So che in famiglia siete una squadra, sì, una squadra, siete una famiglia di ciclisti, no? Sì, Anche tuo abbastanza fratello. due però sì, fino a uno junior, l'altro dilettante, poi si sono fermati, quindi niente Ok. di eccezionale. Vabbè, però dai, ci sono Però, arrivati fino insomma, a lì. sì. Sicuramente ho avuto chi mi ha saputo insegnare fino a un certo punto e questo fa sempre comodo, sicuramente. Certo, c'è sempre da imparare da tutto, da tutti, diciamo. Poco di qua, poco di là, si porta via. Si Certo. dice. Uscite Prego, ancora Ivana. insieme? No, chiedo. Uscite ancora No. insieme? Vi allenate ancora? Cioè. Ogni tanto capita quando devo far scarico, così Esatto, stavo usciamo dicendo io. io quando fa scarico, se no non gli stanno più dietro adesso. Ho troppo Sì, forte, dai. finito ormai. Ma no, cioè, insomma, me la cavo, però niente Dai. di Però, eccezionale, insomma, insomma. se uno è allenato ci mancherebbe, ma se uno non è allenato. Hai avuto una Oh. chiamata importante anche quest'anno, insomma, cioè, sei stato chiamato al mondiale, se non mi sbaglio. Sì, poi non ho avuto l'onore di correre, però sì, sono stato convocato. Peccato, peccato. Infatti hanno chiesto anche sul gruppo qua questa mancata partecipazione. E ha peccato un attimino il CT a non farti correre, tra virgolette, hanno scritto. Cioè io non posso assolutamente mettermi contro le decisioni del CT. È un uomo di esperienza, lui sa quello che fa, perciò non posso dire niente assolutamente. Mancherebbe una scelta, è stata una scelta, poteva andare bene come poteva andare male la scelta, ci mancherebbe, poteva capitare a te Certo, come a qualcun altro, ci mancherebbe altro. sì, non scuso assolutamente che se avessi corso magari non avrei avuto nessun problema, perché magari sei andato piano, questo non posso saperlo sicuramente. Certo, anche perché mi sembra che era una brutta giornata, giusto? Se non mi ricordo male. Che pioveva o Sì, qualcosa. pioveva, faceva anche un po' freddo, non era facile sicuramente quando sei in quelle situazioni lì di andare tutto perfettamente, perché sennò non ci metti niente a aspettare, diciamo. No, beh, ci sta, insomma, a un certo punto ci sta che magari si fa una scelta, purtroppo può andare bene come può Eh andare sì, male. sicuramente. Prego. Allora, sei molto giovane. Fino adesso come sei riuscito a diciamo, conciliare ciclismo e studi? Ma non è stato facile, è stato abbastanza complicato. Parlo dal punto di vista dei tempi. Mi capitava spesso di fare, magari tornare a scuola e dover fare una distanza e tornare col buio, col freddo d'inverno e così. È un po' deprimente, però si fa e non è mai facile, però
È una passione, quindi si fa volentieri. Purtroppo bisognava combaciare le due cose, purtroppo. Eh sì. Ci sta, dai. Sì, ma non ci sono stati problemi, dai, per fortuna. Ho Cosa hai studiato, per curiosità? fatto tecnico agraria, enologia e viticoltura qua a Bassano del Grappa. E è un bel indirizzo, mi sono trovato veramente bene. È molto Capito. interessante, sicuramente. Quindi dalla tua zona, Ivana, Ah, ragazza. certo. Ah, un altro. Facciamo la scelta proprio. Tutti, perché anche lei è dalla tua zona, Francesco, capito? Per quello. Ah. Sì, un po' più giù io, E dove sei? Castelfranco Veneto. Ah. Castelfranco Veneto. Riese, ecco. Sì. Quindi conoscerai Ci anche la sono. gara del Poggiana. Certo. Sì, Tu. conosco a memoria il percorso. È Poggiana, mica l'hanno, peccato per questo. non l'avete appena fatta la gara? Ad Poggiana. Abbiamo fatta 2 mesi fa, sì. La Sì, non vita c'è dubbio. Buratti. La vita Buratti, sì. Tu Peccato che hai fatto. abbiano tagliato il percorso, L'ultimo così. perché erano andati giù, camion ha tirato giù i pali della luce e hanno tagliato Ah, il sì, è percorso vero, con le sette. me la ricordo che l'avevano detto, che avevano tagliato il percorso in una gara. Sì, era quella lì allora. Ok. Ah, sì. E poi, tu hai corso, com'è andata? Male, perché c'era l'asolo da fare e insieme allo scollinamento ero davanti, stavo cercando insomma di fare un minimo per chiudere perché avevamo un velocista in squadra e in una curva appena iniziata la discesa sono andato giù proprio, tirato una bella mina, cioè, sono fatto niente però, sono Cavolo. caduto quindi è andato proprio benissimo. L'importante è che non ti sei fatto male, dai, poi vabbè, può capitare, ci mancherebbe. D'altronde, No, l'importante è no, quello. assolutamente. Ci mancherebbe altro. Prego, È una Ivana. gara, no, dico, una gara di casa praticamente per te, questa qui del Poggiana. Sì, infatti ci tenevo tanto, però è andata così, va bene, non Va importa. bene, capita, dai. va bene, dai. Poi Sì. ho visto, ti sei classificato bene anche al Giro del Veneto, se non mi sbaglio. Sì, ieri. Sì, Ieri. cioè dai, abbastanza. Insomma. Insomma, Sì. sei Diciamo che sempre lì. in mezzo lì è difficile perché essendo anche di una Continental fai fatica a prendere posizioni, fai fatica insomma a farti un po' valere e appena affianchi una professional ti mandano indietro perché insomma. Bisogna fare anche un po' a spallata, insomma, perché sennò è difficile sempre prendere davanti le salite, prendere Certo. davanti l'ultima curva e ci vuole anche un po' di fortuna. Eh beh, direi proprio di sì. Troppo così, sì. Punto, Dai, ti sei difeso bene comunque. sì. Sì, Sì, sì. contento, dai. Sta proprio. Ascolta, ti chiedo, ti senti più un ti senti, sei più un ciclista, diciamo, scalatore? Sei più un velocista, un passista? Dove Ma in ti realtà senti più? penso di essere abbastanza completo. Cioè, vado bene sugli strappi secchi, come nelle volate ristrette, ma una volata di gruppo perdo. E anche in una salita lunga, soprattutto se c'è gente parecchio forte, mi stacco. Quindi salite un po', cioè, corse un po' mosse, mi trovo bene. Sì. Ci Vabbè, sta. dai, comunque sei giovane, diciamo, tempo ne hai anche per Sì, migliorarti, ecco, sì. penso avere abbastanza margine, questo
Questo penso di sì, insomma. Ho visto che ti sei piazzato bene anche al piccolo giro di Lombardia. Ho visto. Sì, Com'è andata? c'era. Ma sul ghisallo a metà sono stato coinvolto in una caduta che mi ha un po' rallentato e poi i primi sono andati via in cima praticamente. E diciamo che se non ci fosse stato quell'inconveniente, probabilmente sarei stato dentro. Poi, fatta la discesa, c'era il Colle Brianza e siamo andati via in tre dagli inseguitori. Per poco non siamo rientrati sui primi, però non ci siamo riusciti, insomma, gente che pedalava e siamo Insomma, arrivati in volata, giocata. anche Sì. beh, comunque un buon quinto posto in un giro di Lombardia, insomma, anche che sia under 23 non è da buttare via. Insomma, Certo, no, non si butta in niente assolutamente. ci mancherebbe altro. C'è Guarda. una gara in particolare alla quale ti piacerebbe partecipare? Di professionisti intendi? Sì. Sì. Beh, penso che correre il Tour de France sia una cosa, penso, unica, perché è una gara unica, è la più importante che c'è, e poi anche il tifo è qualcosa che trovi solo lì, insomma. Sicuramente sarebbe una corsa a cui mi piacerebbe partecipare e spero un giorno di riuscirci, non sarebbe male, insomma. Vabbè, insomma, Noi penso che sia speriamo una di bella. vederti lì. Certo. Speriamo. Insomma, e un sogno nel cassetto che hai di poter vincere una corsa, già che ci siamo, se vuoi sognare in grande, una gara, una corsa, una tappa, un qualcosa. Ma penso la Liegi mi piace parecchio, ma poi qui c'è proprio diciamo alto Vabbè, ci sta. sì, un Bisogna sognare, sogno si sogna in grande, dopo viene o per la pochi. freccia valente, queste qui. Ci sta, dai, ci sta. Mentre il Giro d'Italia quest'anno Under 23, com'è stato per te? Ho visto che hai anche indossato, se non sbaglio, un giorno la maglia di miglior italiano, se non sbaglio, giusto? Sì, dopo la seconda tappa, che avevo fatto secondo, prima è arrivato Aiter, perciò ero il miglior italiano in classifica. Il giorno prima era in piana. Quindi ho preso la maglia del miglior giovane, ho tenuto un giorno, perché il giorno dopo c'era un tappone da 7 ore. Quindi ciao, se ne hai provato. Sei arrivato nei primi anche lì, giusto? No, no, no. No, No? puntavo le tappe, perciò ho proprio Sì. lasciato stare. Ho detto, arrivo sotto il Mortirolo, lì il passo della Guspessa praticamente, e da lì faccio il gruppetto che devo salvare la gamba, se no è impossibile dopo, è difficile. E quindi così. E poi l'ultima tappa c'era l'arrivo a Pinerolo, sul muro, che ha vinto Gattuar. E lì sono arrivato terzo. E lì era una questione di posizioni e prendere il muro davanti praticamente. Certo. E anche qui sì, ero davanti, ma non ero proprio davanti, davanti per giocarmi la vittoria. E poi Gregoire veramente mi ha dato via parecchio forte. Anche perché avete pedalato a una media abbastanza molto alta quest'anno. Sì, cioè tutte le tappe sempre, sempre forte, ma anche l'anno scorso era così. Al giro c'è qualità dei corridori e il ritmo è sempre alto. Certo. Prego, Ivana. Sì, allora volevo chiederti, c'è un ciclista alla quale ti ispiri o che ti piace? Ma Alaphilippe mi è sempre piaciuto.
perché è uno che rischia, che è sempre all'attacco, che è quello che dovrei imparare un po' anch'io a fare. E poi da sempre si vede, da sempre tutto quello che ha, raschia sempre il barile. E è uno che fa spettacolo e quindi mi piace parecchio. Ho letto una domanda che c'è scritto, ma penso già qual è la risposta. Ti vedresti mai vincitore di una tappa sull'Angliru in Spagna? Ma Io è penso un già di po'. avere la risposta senza che dici tu, però non lo so, Ma adesso come adesso, no. Poi Vedi che era quella la risposta. vediamo col passare del tempo. Sempre se avrò l'occasione di passare, sarebbe comunque un sogno. Poi non si sa mai nella vita. Quindi Certo. vediamo. Chiedono se cosa ne pensi di Fabio Aru. Ma beh, è stato un bel corridore quando correva Tour de France. Quello lì mi ricordo era in maglia tricolore, andava parecchio forte, si giocava il podio comunque. E quindi per quanto ha corso nei primi anni era veramente un bel corridore, poi per problemi fisici si è perso un po'. Ci vuole anche fortuna, insomma. Non sempre felice. Chiedono prospettive per l'anno prossimo, cosa ti aspetti? Ma appunto crescere proprio come imparare a correre veramente, che poi è quello che ti serve quando si passa di là. Sicuramente lì penso di avere l'opportunità di farlo, poi ci danno tutti i mezzi per fare tutto come si deve, e quindi i presupposti ci sono, quindi speriamo di far bene. Chiedono anche se potresti definire il tuo futuro anche come un lavoro, diciamo, addirittura. In che senso, scusa? No, ti leggo proprio tutta la domanda, così almeno vedi se capisci meglio, diciamo. Francesco, come vedi il tuo futuro da ciclista? Pensi di poterlo definire come un lavoro? Ma secondo me, allora, Una professione, sempre se diciamo, è lavoro. tutto bene, perché qua diamo per scontato, ne speriamo, insomma, io adesso non lo so, però. Quando si è a questi livelli, cioè quando si è professionisti, alla fine se si è lì è perché il ciclismo è una passione, quindi penso che più che un lavoro sia la propria passione. Il lavoro io lo vedo come un'altra cosa, ecco. Non vedo il ciclismo come, sì, come professione, sì, però Sì, è una no, cosa io che si. penso che la domanda era più rivolta nel senso se può diventare la tua, diciamo, la tua Sì, cioè, professione, lo ecco, quello che dici tu, ecco, in quel spero. senso. Lavoro inteso come Sì, professione, diciamo, ecco, in quel senso. Penso di aver capito la domanda in quel senso, ecco. speriamo. Penso di avere le capacità per far sì che questo succeda. Se va tutto bene, speriamo bene. Dai, manca pochissimo, dai. Manca. Ivana? Sì, c'è un'altra domanda. Qua chiedono quanto tempo ti occupa il ciclismo a questi livelli. Ti permette comunque di avere una vita privata? Sì, Non sicuramente. entriamo troppo nei particolari, se non ci interessa Ah, quello. sì, però a settimana più o meno 20 ore, insomma, così in media. Sì, comunque alla fine 3-4 ore massimo al giorno quando ci sono periodi di carico, e 5 ore quando c'è la distanza, però.
comunque in linea di massima sì, non... ho una vita privata, quindi non ci sono problemi, insomma, da questo punto di vista. Ci mancherebbe altro, dai. Ivana, potresti organizzare un allenamento con lui? Magari andare a fare il Monte Grappa? Così muoio, Ma cioè, va, detto che cercando tanto di... in salita. Ma Ma sul tanto in grappolo salita muoio non più. vada. Mi vuoi morta, ho capito io. No, no! Perché? Sai com'è? No, vabbè, penso che farai in tempo a andare su e giù due volte. Esagerata adesso, esagerata. No. Al massimo lo aspetti in alto, poi quando arriva su scendete insieme. Ma mi sa che mi stacca anche in discesa, sai? No, no, dai. A proposito, qual è il tuo versante preferito del grappa? Ma La penso discesa. da Semonza. La discesa. Quello si può fare. No, da Dorso, da Semonzo Da è Semonza. quello che mi piace di più. Sì. Sì, anche È il quella più primo che diretta, sì. sì, dura anche un po' meno. Sì. Certo, ci Ai sta. primi chilometri che sono tranquilli, poi arriva a metà e là c'è Sì, qualche là dopo. strappetto, strappetto, sì, insomma, c'è qualche bel strappo impegnativo. E dopo sei su praticamente. Poi anche quella meno beh, è una delle meno trafficate, diciamo, cioè, rispetto a quella di Romana, è tanto meno Sì. trafficata. Sì. Stavi. Te l'ho detto, devi organizzare, devi organizzare. Tanto lui ne avrà Va. per poco ancora, penso, per quanto ne hai ancora di correre. O hai già finito, forse. No, domenica Veneto Classic e poi Ah, basta. Che basta che poi è ora. okay. Anche ora, diciamo, anche ora quest'anno, diciamo. E beh, sì, dai, ormai dopo tanti mesi di pedalate si dice stop anche dopo un po'. Ci Eh sì, sta. finalmente. Vai a Staccherai correre poi alla prima. fine ci si fanno in coraggio che corro quasi tutti i weekend, perciò è sempre uno sforzo continuo che all'inizio non ti pesa fino a metà senza problemi, poi quando comincia a essere metà settembre così più di testa che di gambe comincia a pesare. Eh beh, insomma, penso che hai anche le tue ragioni dopo tanti mesi anche di dire voglio staccare un po'. Vai a riposarti al caldo o stai a casa? Che fai? Già qualche No, idea? vado. Allora, se tutto va bene, dovrei andare a Tenerife con i miei compagni e niente, ci divertiamo un po' e basta. Poi Tuoi compagni si attuali ritorna. o prossimi? No, no, attuali, attuali. Attuali, ok. Invece, diciamo, con la nuova squadra, il primo contatto ce l'avrai? E qua il 19 e il 20 che andrò lì in Belgio, che proveremo vestiario e tutto quanto, i materiali, eccetera. Abbiamo intervistato un tuo prossimo compagno settimana scorsa, Alessio, delle Vedove. Sì, ho Infatti gliel'ho visto. detto che ti avrei chiamato. Dobbiamo ancora vederci di persona, ma lì quando andiamo, fra 10 giorni. Ci vediamo. Certo. Ci mancherebbe. No, infatti gliel'avevo detto che fa settimana prossima, giovedì prossimo, gli ho detto avremo il tuo prossimo compagno, Infatti mi sembra, non so se l'ho visto dentro prima o che cosa, se era entrato in diretta. Non mi ricordo, l'ho visto prima, mi è sembrato di averlo visto, sinceramente. Vabbè, vi conoscerete, dai. Ci mancherebbe. Sì, ma Ci avrete tempo durante l'anno comunque, poi. Sì, sicuramente. Oltre alla vacanza, cioè ti fermi proprio adesso non so, insomma, fai qualche settimana di vacanza, stacchi proprio completamente
Oppure continui o Ma la bici da fai corsa, anche qualche altro sport? ma un po' uso la mountain bike e vado a camminare a piedi, in grappa principalmente. Però la bici da corsa tengo ferma un po' perché devo ricaricare le batterie, quindi bisogna. Dicono di portartela la bici dal pubblico. Mi sa che hanno detto dal pubblico di portarla la bici. No, no, non c'è Non pericolo. penso proprio, non penso proprio che dopo 6 mesi di gare abbia voglia di portarci la bici a Tenerife proprio. No. La volta buona è che fa una brutta fine dall'aereo quella bici. No, dai, ci mancherebbe. Vabbè, è giusto così, dai. Si stacca un attimino, almeno 10 giorni, 15 giorni che sia, ma che almeno si dice proprio stop. Sì, Si respira, no. tra virgolette, dai. Ci mancherebbe. Sì. Mancherebbe. Ivana, prego. Sì, volevo chiederti se avevi qualche altra passione, oltre, vabbè, al ciclismo. Se ti piace praticare qualche altro sport, a parte la camminata, oppure se avevi proprio una passione al di fuori. Ma no, quando ero più piccolo, mi piace molto la musica, suonavo la batteria, però poi ho lasciato, però ero bravo, lei me la cavavo. Però Dai. adesso No, non c'è più. non Come? ti esibisci più, diciamo. Non ti esibisci più, diciamo. No, no. No, no. Vabbè, dai, ci sta. Ci sta. Chiedono come ti sei trovato con Paolo Rosola. Paolo è un uomo di esperienza e quindi sicuramente sa il fatto suo, è un bravo direttore sportivo, cioè, niente da aggiungere, insomma. Diciamo Mancherebbe. che quando c'è lui in gara sappiamo cosa dobbiamo fare, ecco, tutto qua. Vabbè, insomma, un uomo di esperienza come lui, penso che sia da apprendere parecchia roba, diciamo, per uno che corre, diciamo, ecco. Sì, sicuramente. Ti chiedo magari se hai qualche curiosità di provare qualche disciplina di ciclismo al di fuori dalla strada. Se ti ha mai. Ma d'inverno vado via in mountain bike secondo me è divertentissimo. Però oltre a quello non ho mai avuto l'opportunità di provare niente. Mi piacerebbe provare ciclocross, così non l'ho mai fatto. Secondo me sarebbe una bella cosa anche quella. Però Certo. no. Oltre a strada e mountain bike, non ho fatto niente. Ivana, se hai le tue domandine, così poi dopo chiudiamo magari con calma. Ok, allora vado con le mie domandine. Allora, ti chiedo, c'è una cosa che ti è una gara, una competizione, che ti è toccato fare e che non volevi fare, qual è? Se c'è, se ce l'hai, insomma, se ti è No, successo. ma adesso così non saprei dirti. Sicuramente ci sarà anche stato qualche circuitino. Ecco, che quelli lì sono sempre una sofferenza ogni volta. Sono Potevi circuiti di 2 km. dire la terza tappa del Giro d'Italia, già che c'eri. Sicuramente, Quella quella sicuramente. È ti è quella toccata farla, ma non di. volevi, credo. Sì, penso a quarti di gruppo. Dai, eh sì, c'è anche a me forse. Immagino Sì, co sì. come, come l'ho vista. Mi sa che anche a me, come dici tu. Sì. Prego, Ecco. Ivana.
E invece, una cosa che avresti voluto fare e che non hai potuto fare? Beh, sicuramente il mondiale. Quella lì avrei sicuramente voluto farla. E, insomma, non ho mai fatto un mondiale, sarebbe stata una bella esperienza. Però, bene, non, cioè, non ho avuto l'onore, solo 5 in Italia l'hanno fatto, perciò è difficile, ecco, essere già lì presenti. Quindi sicuramente penso che magari avrò l'occasione in futuro. Spero già l'anno prossimo, vediamo Ah com'è il beh, percorso. speriamo, speriamo. L'anno prossimo il mondiale è a quello di Glasgow. L'anno prossimo? Eh O è... sì. Sì. Che fanno tutte le discipline, mi sembra, giusto? O ho capito male, mi sembra, di aver sentito. Cioè, detto che Questo non fanno... so. Cioè, non avevo sentito, avevo sentito qualcosa che avevano detto che forse volevano fare tutte le discipline a Glasgow, se non sbaglio. Glasgow o comunque nella zona. Non mi ricordo male. Vabbè, comunque quello che è. Dai, speriamo bene che magari arrivi a fine stagione e ti convochi. Quindi di nuovo, si sa mai. La speranza c'è, poi vedremo. Il talento ce l'hai comunque, Punto, quindi. appunto, Penso cioè, non avendo vinto, anche di dover dimostrare ancora, perciò. vabbè, ho vinto. Sicuramente Comunque sei l'anno sempre lì. prossimo. Sì. Quello sì. Prego. La corsa invece più estrema che hai dovuto fare, che Ma non saprei. ricordi, non so, qualcosa sotto l'acqua o qualcosa con tanto dislivello che te non, insomma, che hai Ma detto basta mai più. si ricade sempre sulla terza tappa del giro, però come dislivello, perché non dislivello così in vita mia. E, però sì, sotto l'acqua è piva di quest'anno, praticamente nevicava. E quella lì è stata abbastanza estrema come gara. Lì si brucia parecchio, a fine gara bisogna avere gambe perché c'erano 0 gradi e pioveva forte, barra nevicava, quindi non è facile, poi bisogna sempre tenere l'attenzione alta. Però quella lì sì, sicuramente. Dicono suggerimento, non so se riguardo alla risposta che dovevi dare, Memorial Fantani, è possibile? Ma io non l'ho fatta, però ho visto che hanno annullato la corsa perché la strada era allagata praticamente. Infatti, non è stata proprio fatta la corsa quella gara lì, mi ricordo che era brutto il tempo così. Ma tu eri lì, dovevi correre quella gara lì? No, i miei compagni sì. Ah, ok. Quindi tu non c'eri, diciamo, in formazione, diciamo, quella gara lì volendo. Neanche, non dovevi nemmeno Non correrla. mi ricordo dove ero. Penso fossi in Australia, probabilmente. Può essere. Può essere che era il periodo che eri in Australia. Può essere, sì. Prego, Ivana. Sì, c'è un'altra domanda, magari se vogliamo leggerla. Come ti sei trovato con la General Storms? Mi sono trovato bene, non mi hanno fatto mancare niente e mi hanno sempre dato l'opportunità di correre, di fare anche belle gare come il Giro d'Italia e mi hanno trattato benissimo, quindi sicuramente mi sono trovato bene. Ci sta, dai. Ti Chiedo, la cosa più imbarazzante che ti è capitata? Ma in gara intendi? Sì, Sì, o so. basta che In sia generale, sì. legato al ciclismo, in allenamento, in gara. Ma mi ricordo che di imbarazzante, allora eravamo in aeroporto per andare ad Anadia, ai campionati europei,
e le divise dopo gara dell'Italia sembrano quasi le maglie dell'Inter praticamente. Ci hanno scambiato per l'Inter e ci hanno chiesto una foto, tra l'altro in italiano. E gli abbiamo detto: no, guarda, che siamo una squadra di ciclismo. Ha voluto farla lo stesso perché ha detto: Beh, vabbè, ormai tanto è te mio l'aveva figlio. chiesto, ormai già che ci siamo. Esatto. Vabbè. Vabbè, dai, Vabbè, dai. ci sta. Succede, succede. Sì. Anche Ok. Ivana la fermano sempre per fare le foto quando va in bici. Ma che? Come ma che? Ci sta. No. Perché non ti fermano a fare le foto? No, ma perché io vado sempre dove non va mai nessuno, quindi mi nascondo dalla gente. Perché ti devi nascondere? Perché ho voglia di stare per i fatti miei quando sono in bici, capito? E allora, Ho capito, ho capito. sì. Qui. Io ricerco il silenzio. Dai. Va bene, Va bene, dai. dai. Ognuno c'ha Fai le pure sue. le tue ultime domandine che poi dopo lo salutiamo, dai. Ok, ti chiedo qual è la cosa di cui vai più fiero? Di te stesso. Di te stesso, sì. Ma non saprei, penso nonostante far sempre secondo, provarci sempre. Poi magari far secondo ancora, però nonostante non vada sempre benissimo come mi aspetto, comunque ci provo e sono sempre là, diciamo, questo sono contento. La costanza, diciamo, la costanza Sì. di essere sempre lì, diciamo. Sì, poi ovviamente non è tutto merito mio. Devo ringraziare anche il mio preparatore che è parecchio bravo, abbiamo un bel legame, quindi riusciamo sempre a fare le cose come si deve. Certo. C'è ancora qualcosa? Guarda, chiedo solo un'ultima cosa, perché ho Vai. sentito che è stato in Australia, quindi hai girato, diciamo, anche un Sì, po' in altri. non chiedi se ha visto i canguri, No. E i koala? No. e i koala, sì. Vedi, li hai visti? Vedi? Hai visto? Vedi? No, volevo chiederti qual è il paese più bello dove hai girato fino adesso, che ti è piaciuto? Ma fino adesso non ho girato tantissimo perché ho cominciato quest'anno ad andare un po' in giro. Però non ero mai stato a Calpe e il ritiro che abbiamo fatto inizio anno mi è piaciuto parecchio, proprio come paesaggio e tutto è molto bello. Quindi lì la Spagna, quella zona lì mi è piaciuta parecchio. Ok, interessante. Sei a posto, Anna? sì. Io ti leggo una domanda, poi io non so perché questa va addirittura un pochettino sul privato tuo, quindi non so. Vedo che ti fanno una Vabbè. domanda, hanno fatto una domanda qua. Come sta tuo padre se si è ripreso dalla caduta che ha fatto in mountain bike? Vero o non vero che sia, perché io non so poi se è vero. No, penso siano i miei amici che fanno un po' gli scemi, ma mio padre. No, Ah, assolutamente ecco, no. può essere. Allora perché ho letto un po' di domandine un po' così, sarà qualche tuo amico. Allora, infatti ho detto, immaginavo che era Sì. una domanda un pochettino un po' così. L'importante è che stia tutto bene, vada tutto bene, ci mancherebbe. Scusami la domanda, ma ho detto, ho visto. No, ho visto che me l'ha fatta in privato, ho detto magari sai, qualcuno che effettivamente magari conosce la famiglia, ho detto magari volevano sapere come stava, tra virgolette, ecco, per quello, tutto lì. No, no. Ci mancherebbe. Lunga vita, che stia bene tuo padre, ci mancherebbe. Non facciamo, Sì. non tiriamogli qualche cosa strana, ci mancherebbe. No, ma non c'è pericolo che vada via in mountain bike, era proprio. Ah, No, ecco, poi allora. penso siano anni che non tocca una bici, quindi. Ah, ecco, ok. Quindi siamo a posto, siamo tranquilli su questo lato, dai. Sì, sicuramente. Va bene, dai. Dai, ti chiedo magari io un'ultima domanda.
quali obiettivi ti poni per il futuro prossimo e magari più avanti nel professionismo? Ma sicuramente quello principale è vincere, perché Certo. non ci sono riuscito fino adesso, devo riuscirci prima possibile, anche perché magari devo sbloccarlo. E poi comunque fare esperienza sicuramente dall'anno prossimo e poi chissà che vada tutto bene, speriamo di avere l'opportunità di passare, sarebbe il mio sogno. Beh, Tutto qua. ormai ci sei, manca pochissimo, dai. Sì, dai, insomma, vediamo, speriamo bene. Dai, ci mancherebbe. Ivana, tu hai un'ultimissima domanda nel caso? No, io sono a Sei a posto posto. così? Sì, Va sì, sì. bene, dai. Allora, ti do io solamente un piccolo consiglio, poi dopo ti saluto. Sì. I tanti piazzamenti che hai fatto, cerca di viverteli come un lato positivo della cosa, dico quest'anno, non viverla come una cosa, come una sofferenza interna dentro di te, perché secondo me devi vedere il lato positivo della cosa, perché i tanti piazzamenti vuol dire la tanta costanza dovuta al tanto sacrificio e il tanto impegno che ci metti. Quindi vedila come un lato positivo della tua stagione, non pensare che sono arrivato sempre secondo e oltretutto non pensare che la domanda che ho fatto io era una cosa per darti contro, tra virgolette, che hai fatto tanti secondi, anzi è un premio comunque alla tua costanza di tutto l'anno, capiterà che ci sarà la vittoria l'anno prossimo o magari nei prossimi anni. Comunque, ecco, il mio consiglio che ti posso dare, non viverla come una cosa, una brutta cosa, ma come un lato positivo della cosa, della costanza, dell'impegno che hai e che sei sempre lì nei primi, ad alti livelli. In questo senso, ecco. Certo. Ecco, non abbatterti, ecco, in quel senso, ecco, perché No, non ti è arrivata la assolutamente. vittoria, ecco, in quel senso. Tutto lì. Va Sì. bene, dai, chiudiamo la diretta, ti ringrazio infinitamente per la partecipazione di Grazie questa a voi. sera, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera, per l'anno Grazie. prossimo, per il passaggio nei semiprofessionisti, diciamo, ecco, avanti tutta e non mollare, diciamo, mantieni l'impegno e la Certo. costanza come quest'anno e vedrai che i risultati prima o poi verranno dalla tua parte. Dai, ti saluto Speriamo e ti bene. ringrazio. Ciao e buona serata. Forza. Ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao Ciao, Ivana. ciao, 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 ciao.